Ormai da anni io sto combattendo una lotta contro Minecraft, la lotta al lag. Infatti sono 4 anni che realizzo video su come fare più FPS su Minecraft, come migliorarlo, cosa sono i punti lag, perché Minecraft lagga e così via. Perché Minecraft ha sempre avuto un gravissimo problema di ottimizzazione. Che tu abbia una GT710, una RTX 4090 a liquido overclockata, Minecraft in alcuni punti laggerà. Ci sono questi punti, chiamati punti lag, nella quale nell'esatto momento in cui il giocatore ci passa sopra, tirerà uno scatto. E questa cosa a lungo andare mi ha sempre fatto perdere la voglia di giocare i mondi, tanto costoso. Ma sembra che ad oggi sia cambiato qualcosa nell'ultimo snapshot, quindi andiamo a vedere. Allora, ho un dubbio. No, vabbè, ok, è un'altra cosa quella. Non avviavo Minecraft da un bel po'. A quanto pare è stato risolto il problema degli FPS. Ora, non so se volevano trollarmi o altre robe. Green Vanilla. Siamo rimasti alla 1.19. Ricordo che la Green Vanilla era uno dei mondi che laggava in una maniera incredibile. 30 frame. Ah, perché li ho bloccati a 30? Un monitor 144 e 150, dai. Render distance, dammi un 13 goliardico e un 18. Questo mondo, lo ricordo benissimo, ha sempre laggato ed è sempre stato pieno di punti lag. Per chi non sapesse cosa sono i punti lag, sono dei punti nella quale, nell'esatto momento in cui il giocatore ci passa sopra, tira uno scatto e non importa che tu abbia una GT710 o una RTX 4090 a liquido overclockata, in quel punto deve tirare lo scatto. Cioè qui avrebbe già dovuto fare qualche punto lag, perché qui ricordo, raga, questo mondo era pieno. Frame rate. Qualsiasi gioco ha dei cali di frame, ovviamente, ragazzi. Non esiste il gioco che sta fisso a 60 frame o a 100. Questo mondo, sappiate che è un mondo amplificato, si dovrebbe chiamare. Gioco a Minecraft da un bel po', quindi posso essere un po' arrugginito. Sembra stare andando veramente tutto fluido. So che vi sembra strano, perché la maggior parte di voi mi dirà: sì, al cavolo, hai un processore da 16 core, una 3080, è normale che non ti laghi. Non è così, perché Minecraft ha sempre avuto dei gravissimi problemi di ottimizzazione, causato anche da altre cose, come per esempio il linguaggio di programmazione con la quale è programmato. E sembra stare andando tutto fluido su un mondo amplificato con 13 chunk. È la rivoluzione per i giocatori di Minecraft. Posso dire che questo mondo aveva stile, però. Cavolo, se aveva stile. Questa stanza è un po' sfoglia. Qui ci dovrebbe essere camera mia. Visitando questa trapdoor puoi sdraiarti sul letto. Idea di un iscritto. Non perdiamoci nella bellezza di questo mondo storico che mi ricorda gli inizi del canale 4 anni fa, o se non di più. Proviamo a far laggare un po'. Allora, ricordo che qui laggava in una maniera incredibile. In questo punto, ricordo che c'era un punto lag precisamente qui. Non ci credo. Non ci credo! Andiamo a vedere se è qui da qualche parte, magari non lo trovo. E non vi nego che questa qui è una cosa importantissima. Molto spesso, mentre stavo giocando i miei mondi di Minecraft, mi passava la voglia di giocare a Minecraft. Giocare un gioco e vedere che ti va tutto a scatti. Ma non è che va a scatti a caso, va a scatti sempre nello stesso punto. Immaginate che questa qui è la vostra casa. Questo qui, a un certo punto, questo blocco qui, adesso non lo so, vi ci piazzo qualcosa. Ecco, ogni volta che piazzate da questo blocco, scatto. Proprio matematico, algoritmico. Proprio non è che dici. Non è che dici. Vabbè, il PC ha laggato, può capitare. Proprio doveva laggare. Se il punto lag ti capitava in un punto scomodo, davanti alla porta di casa, a lungo andare ti rompevi un po'. A lungo andare era veramente noioso e ti passava davvero la voglia di giocare al gioco. Adesso facciamo altre prove, perché io non credo che sia finita così. Ho fatto tantissimi video su come aumentare gli FPS su Minecraft. Ho fatto un video sul perché Minecraft laghi. Ho fatto un botto di video sul frame rate, su come migliorare le prestazioni. A quanto pare hanno finalmente risolto il problema. Io sarei veramente curioso di vedere, da un punto di vista di programmazione, quale fosse il problema. Un problema che ci stavamo portando dietro da anni. E questo mondo è davvero gigantesco e non sembra... Non ha tirato una laggata finora. Beh, proviamo a cambiare mondo, va? Allora, non è il mio mondo attuale, nel senso che non è l'ultimo aggiornamento. Però comunque anche questo mondo laggava un bel po'. Siamo sui 144 fps fissi. Oddio, è abbastanza vecchio. Manca tutta la parte moderna. Vabbè, comunque l'importante era vedere se laggasse o no. Ricordo che qui c'era qualche punto lag. Madonna, la vecchia casa. Probabilmente tutti quelli nuovi di voi non conosceranno neanche questo mondo. Vi consiglio caldamente di recuperarvelo, perché ci sono dei video storici registrati qui. E questo qui è un modello 3D con la scritta PLG, perché io sono server PLG. Ci siamo capiti? Bene, iscriviti al canale. Ma c'è uno spider jockey? Ma perché? Vogliono rovinarmi la festa. C'è altro creeper?
Qui era il mio laboratorio. Sto cercando di farlo laggare il più possibile. Proviamo. Qui c'è la farm di slime, ovviamente. Proviamo ad aumentare i chunk a 32. In teoria, io avendo una buona macchina, non dovrebbe completamente laggare. Non dovrebbe neanche creare il minimo dei punti lag. In questo momento, non è il fatto di star giocando a 32 chunk il problema. È il fatto di dover caricare praticamente tutta la mappa. E sta piovendo. Ecco, in questo caso, ragazzi, il frame rate è diminuito drasticamente perché deve caricare tutta l'intera mappa. Ma non è un punto lag. Ma l'ottimizzazione, quel che cavolo volete. Sta laggando anche per questo, effettivamente. Andiamo a dormire, va. Fa laggare un bel po'. Nice. Va la vula. Cioè, per quanto stia giocando a 30 fps in questo momento, sto giocando a 30 fps più o meno stabili. Non sembra tirare scattoni a caso. E sto caricando 32 chunk. Immaginate con la Optifine. Perché questo qui è Minecraft Vanilla. Veramente sembra che questo video non valga nulla. È quasi una rivoluzione in questo momento. Perché questo gioco da anni ha problemi nell'ottimizzazione. Ha sicuramente ancora tanti problemi nel frame rate da risolvere. Avere un computer con una 3080 e 16 core andare a 40 fps è ridicolo. Però il fatto che abbiano già rimosso i punti lag dopo tantissimi anni, tanta roba. Da un po' di mesi che non aprivo Minecraft, devo dire che questa qui è una bella soddisfazione. Quindi adesso provo ad avviare una vecchia versione e vi faccio vedere se trovo dei punti lag. Allora, eccoci qui. Questo qui è il mondo di cui prima ho fatto il backup, Green Vanilla. Un mondo che era pieno di punti lag. Sto per entrare in Minecraft 1.19.4. Il mondo non è stato aggiornato. Vediamo se lagga. Qui ce n'era uno, me lo ricordo. Eccolo qui. Dov'è? Lo devo ribeccare. Eccolo, trovato. E funziona solo in una sola direzione. Come vedete non sono pazzo, i punti lag esistevano e a quanto pare sono stati risolti. Detto questo, fatemi sapere se anche nei vostri mondi i punti lag sono scomparsi con l'ultimo snapshot. E detto questo, spammate nei commenti, proprio voglio vedere valanghe di commenti con hashtag FPS. Così, ci sta.